Quindi ok le pagine Instagram, ok investire, ok questo, ok quell'altro, ma a meno che non state rendendo reale quello che state facendo, non so se ha così tanto senso continuare a farlo. L'età, compresa tra i 18 e i 25 anni, viene definita da Freud come l'età dell'amare e del lavorare, perché si è appena superato la fase adolescenziale, dove con tutta la spensieratezza del mondo si fanno le prime esperienze e dove tutto è nuovo, alla fase del giovane adulto, perché nonostante tu sia maggiorenne, non sei ancora totalmente un adulto. In quest'età si inizia ad acquisire una certa autonomia fisica e mentale dai propri genitori, si iniziano a fare i primi lavoretti e quindi a guadagnare i primi soldi, si inizia anche a pensare cosa fare della propria vita. Nel mentre, ovviamente, gli anni passano e ci si avvicina sempre di più all'età dopo i 25 anni, ossia alla fase adulto, dove bisogna diventare autonomi, dove non ci dovrebbero più essere aiuti economici da parte dei genitori, dove bisogna crearsi una nuova famiglia e distaccarsi pian piano da quella vecchia, che detto sottovoce è la nostra zona di comfort. E se nella fase giovane adulto potevi permettere di fare qualche errore a livello economico e prenderti qualche rischio, perché comunque avresti avuto le spalle coperte da parte dei tuoi genitori, nella fase adulto no. Quindi bisogna creare delle entrate reali e durature. È una fase dove bisogna cambiare totalmente la mentalità. Non lavori più con l'obiettivo di fare 300 euro al mese per andare a cena fuori o per fare due balotte. Bisogna cercare o crearsi qualcosa di serio. Sicuramente lavorare nel mondo dell'online ha i suoi pregi e i suoi difetti. Il Sole 24 Ore titola: il 90% dei trader perdono soldi. Delle volte ci si dimentica che la maggior parte delle persone che investono sono in negativo. La maggior parte delle persone che fanno dropshipping sono in negativo. Attenzione però, io non metto in dubbio che si possano fare soldi facendo SMMA, dropshipping, trading, affiliate marketing o qualsiasi altro business o investimento. Anzi, sono il primo che li consiglia e penso che vi possano dare una visione del mondo e vi possono permettere di acquisire un sacco, ma proprio un sacco di competenze. Ma quando si inizia a diventare grandi e si iniziano ad avere delle responsabilità, a parer mio serve un lavoro leggermente più stabile. Se questo mese vai in negativo di 5k e il mese prossimo vai in positivo di 10k e magari tirando le somme a fine anno sei in positivo di 50k, ok, bravo, sei un fenomeno e fai parte di quella piccola percentuale che riesce con questi business a mantenersi, a poter chiamare questi business online lavoro. Se invece a fine anno sei in negativo e magari hai 30, 35, 40 anni, diventa un problema. Può non essere un problema se non è il tuo lavoro principale e magari vai in negativo di 2, 3, 4, 5k e con il tuo lavoro principale riesci a sostenere queste perdite. Ma se non hai un'altra entrata fissa annua, può diventare un grosso problema. O anche se ce l'hai magari, però fai trading e vai in negativo di 10k, diventa comunque un problema. Io ora, a 21 anni, nel pieno della fase giovane adulto, penso che i business online e gli investimenti non siano il mio futuro. Io, e ripeto, io ci vedo troppa poca stabilità e troppo rischio. Ora, sempre io vi faccio una domanda. Vi fareste mai una famiglia con come unica entrata un business online? Se la risposta è sì, con quale business? Sono curioso di sapere la vostra opinione perché la realtà è una, però ognuno di noi vede la realtà a suo modo. Quindi ditemi la vostra nei commenti, anche chi è d'accordo, perché è d'accordo, solo per il rischio non lo farebbe? O magari ci sono altre motivazioni che vi frenano? Perché vi dirò, io in questi business vedo una grandissima opportunità. A farli si acquisiscono un sacco di competenze, si può arricchire il curriculum e spesso se si è bravi si guadagna anche qualche soldo. Ma purtroppo i dati attestano che una piccola parte di chi ci prova ci vive. Perché ok le passioni, ma se la tua passione non ti dà da mangiare, diventa un problema. Ma perché se vi rendete conto, anche i fenomeni nel fare, ad esempio, dropshipping, Amazon FBA o qualunque altra cosa, anche loro cercano delle nuove entrate. Cosa fanno? Vendono dei corsi, vendono consulenze e spesso guadagnano di più da queste seconde e terze entrate rispetto a quella principale, ossia il loro business. Quindi ok le pagine Instagram, ok investire, ok questo, ok quell'altro, ma a meno che non state rendendo reale quello che state facendo, non so se ha così tanto senso continuare a farlo. Poi io non vi sto dicendo andate a lavorare in fabbrica, ci mancherebbe, però quello che vi voglio trasferire con questo video è che davvero poche persone riescono a farne un lavoro che li mantenga. Spesso viene dimenticata come
cosa, ma potete essere imprenditori anche senza lavorare in quello che gli altri cercano di vendervi nelle pubblicità. Aprire un'azienda di bulloni, oppure creare una nuova applicazione, oppure aprire un'agenzia che magari mette in collegamento le persone X con le persone Y, oppure creare un brand. Questi sono business reali, business da adulti. Poi sono consapevole anch'io che è più difficile rispetto ad aprire un e-commerce. Però ricordate che più sono alte le barriere d'entrata, meno concorrenza ci sarà e più possibilità avrete di fare successo una volta avviato il business. E con barriere d'entrata si intendono quegli ostacoli che possono rendere difficile o impossibile l'ingresso in un determinato mercato, come brevetti, investimenti iniziali, eccetera, eccetera. Ma se io studiassi per 5-10 anni quel determinato business fino a diventare un fenomeno e magari riuscirmi ad inserire in quella piccola percentuale di persone che riescono a farne un lavoro, sicuramente non sarebbe una brutta idea. Però se tu investissi lo stesso tempo in altro, c'è la possibilità di ottenere risultati migliori? Forse sì, forse no, dipende da un sacco di fattori, dipende anche da voi. Però in ogni caso, prima di buttarvi su una determinata cosa, valutate bene tutte le opzioni presenti per poi scegliere quella che si addice di più a voi, perché ognuno di noi ha una situazione economica diversa, ha problemi diversi, è più o meno portato al rischio. L'importante è non buttarsi alla cieca. Detto ciò, ditemi la vostra nei commenti, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, lasciatemi un like e ci vediamo al prossimo video.